Ciao a tutti, bentornati sul canale, io sono Pasquale, questo è Risparmio e anche oggi andiamo a fare un'altra recensione di un altro libro che ho finito entro la fine del 2020. Finalmente ci sono riuscito a leggere tantissimo. In realtà volevo fare uscire un video comparazione fra N26 e Revolut quest'oggi, ma bambino, non mi hai dato tempo. Magari prima faccio uscire un articolo sul blog e poi andrò a approfondirlo in maniera video. Inizio 2021. Il libro di cui vado a parlare oggi, ovviamente, si può vedere dalla copertina. Euforia razionale di Robert Schiller, titolo originale Irrational Exuberance, che è un leggermente diverso come affermazione, e si riferisce alla frase pronunciata da Jerome Powell, che all'epoca era il direttore della Fed, che parlava appunto dei mercati azionari, parlandone in quel momento, diceva appunto che c'era una euforia nazionale nell'acquistare i titoli azionari americani. È un libro che è stato profondamente criticato negli anni da molte persone che vedono nel modo in cui Schiller va ad analizzare un po' i mercati americani una visione troppo pessimistica, una visione del fatto che i mercati in generale azionari, ma soprattutto quelli americani a cui si riferisce Schiller, non sono propriamente il migliore investimento, nel senso che l'investimento andrebbe sempre diversificato. Investire 100% azionario è, secondo quello che si trova scritto in questo libro, un qualcosa di sbagliato. Adesso volevo andare un attimino a parlare di questo libro, andare a vedere se mi è piaciuto oppure no, quali sono i punti che ho trovato negativi e quali quelli positivi. Prima di iniziare, però, come sempre, volevo ricordare che in qualsiasi momento della tua vita, anche adesso, puoi andare a seguirmi su questo canale, dove pubblico ogni martedì e ogni giovedì, e ogni venerdì, no, ogni giovedì, e ogni martedì e ogni venerdì, e il giovedì di solito faccio la live, ma fino a fine anno non ne farò. Come chi mi segue lo sa, ricomincerò a metà gennaio. Questo canale Io Risparmio, puoi anche seguirlo su Instagram col nome io underscore risparmio e poi ti ricordo che ogni lunedì vado a pubblicare un articolo nuovo sul mio blog www.risparmioinvesto.com. Sto www, c'è un suono particolare. Allora, andiamo a parlare un attimino di questo libro. Euforia razionale è un po' uno di quei libri che entrano nella storia della biblioteca di un investitore, perché tutti ne parlano, tutti ci vogliono trovare qualcosa di sbagliato, tutti invece lo citano in qualche modo, cioè è un po' sulla bocca di tutti. Ed effettivamente anche io ci ho trovato alcuni aspetti che profondamente mi hanno fatto riflettere, mentre altri li ho trovati un pochettino, come dire, particolarmente disturbanti. Una cosa che mi va di notare subito è che Schiller mi piace di più rispetto a Taleb, non fosse altro perché lo vedo una persona molto più educata nell'esporre i propri pensieri e per cui non va, diciamo, a criticare gli altri che non la pensano come lui. Lo fa, ma con più stile e comunque sempre rispettando l'opinione altrui, cosa che non ho trovato in Taleb. Va un attimino anche a fare una guida accessibile di quelli che sono i mercati finanziari, che molte volte possono risultare impenetrabili per chi non è del settore e comunque anche per chi come me segue i mercati da un po' di tempo può capire che non tutto è così immediato e diciamo Schiller tende un po' ad ampliare la conoscenza delle persone andando a utilizzare dei termini che sono semplici, delle storie che sono facili da comprendere e oltretutto una serie di ricerche che lui fa, perché nel libro lui va sempre a citare i suoi studi che sono fatti in maniera, diciamo, come delle review, ma anche come dei questionari da far compilare a persone del settore, degli hedge fund, dei professionali, anche degli investitori comuni. Per cui va a fare uno studio un po' più schematico e statistico di quelle che sono le dichiarazioni che lui va poi a presentare nel suo libro. Attinge molto alla psicologia dell'investitore, per cui va molto ad analizzare quello che ne consegue dalla psicologia di massa degli investitori e come questo è andato a influenzare quello che potrebbero essere le varie crisi o recessioni dei mercati azionari, in particolare di quelli americani. Ma si parla anche del crollo dei mercati asiatici, in particolare del mercato giapponese, che chi segue i mercati sa, dopo la fine degli anni 90 non sono più ritornati ai livelli così ampi e così alti che erano all'epoca. E per cui anche Schiller mette in atto questo ragionamento dicendo che questo può accadere anche al mercato americano, che è troppo sopravvalutato sempre,
Le aziende americane sono sempre sopravvalutate, sempre, almeno questo è quello che ho inteso io. È un libro che comunque è uscito alla fine del 99, prima della crisi del dot-com, per cui lui molto probabilmente se l'avesse scritto un mese dopo sarebbe stato un po' criticato per aver colto la palla a balzo, mentre avendolo scritto prima sicuramente è stato un po' un premonitore di quello che era in realtà, che stava succedendo. Una cosa che mi è piaciuta tantissimo è il fatto che lui va un po' a pensare i mercati e la psicologia dei mercati come un eterno, se così si può dire, cigno nero, ma anche un eterno schema Ponzi in cui le persone vanno a influenzarsi l'uno con l'altro, anche prendendo influenza da quello che può essere la notizia giornalistica, quello che può essere la notizia dell'esperto di settore che va in TV, la notizia dello scrittore, come può essere lui, dello studioso specializzato, che può andare a creare una certa influenza di gregge, se così si può dire, tra i vari investitori e può creare dei crolli improvvisi del mercato o delle sopravvalutazioni impressionanti del mercato. Per quello che ho visto io, si va molto a porre nella teoria dei mercati efficienti, ma la critica anche lui, nel senso non è una persona che prende delle posizioni molto nette, a parte quella che investire nel mercato azionario totalmente è sbagliato e l'asset class andrebbe diversificata e anche che i mercati di per sé sono sempre un po' sopravvalutati. È una persona un po' scettica, diciamo, su quello che è lo sviluppo del mercato finanziario e di quello che può essere il mercato finanziario in per sé. E lo reputo un libro non convenzionale, se così si può dire, di psicologia finanziaria. Lui prende sotto analisi diversi aspetti e lo fa in maniera molto schematica, molto statistica, molto puntigliosa. Mi trova d'accordo su tantissime cose. Sinceramente è un libro che consiglio a tutti quanti, quelli che vogliono capire un po' la psicologia dei mercati. Sotto altri aspetti, no, perché ovviamente i mercati azionari è vero che possono crollare in qualunque momento. I mercati americani potrebbero non essere più quello che sono adesso, ed essere nel lungo termine qualcosa che è un ricordo offuscato del passato. Per esempio, io penso alla Cina, potrebbe diventare un ottimo mercato come quello americano adesso e come è stato quello giapponese in passato. Ma ovviamente fino adesso il mercato azionario ha sempre dato dei rendimenti positivi rispetto a tutto il resto, e quello che mi sembra un po' il pessimismo di Schiller è un po' quello che è il pessimismo dello studioso che guarda solo i numeri di per sé. Ovviamente lui ne capisce molto più di me e sicuramente avrà più ragione di me, però comunque è un libro che va letto, è un libro che va interpretato anche considerato quello che era la situazione quando questo libro è stato scritto, cioè poco prima della bolla del dot-com, per cui presumo che Schiller possa essere stato anche influenzato nelle sue valutazioni anche da quello. Cosa posso dire per concludere? Sicuramente una diversificazione dell'asset class può essere un ottimo modo per evitare drawdown eccessivi, e Schiller ce lo consiglia. Resta il fatto che se una persona è molto incline alla sopportazione dei crolli dei mercati, e per cui anche dei drawdown, è una persona che sopporta bene quello che è le oscillazioni, le fluttuazioni del mercato, molto probabilmente questo può essere un ottimo libro di studio per capire come si vanno a evolvere le crisi senza essere criticoni nei confronti degli altri, però allo stesso modo va preso con le pinze, nel senso che va adattato a quello che è la propria psicologia da investitore. Io sinceramente mi sono orientato ormai a investire 100% azionario, ma sto cercando anch'io di diversificare sui vari mercati, su varie valute, in modo da cercare di calmierare un po' quello che possono essere i rischi di mercato. Consiglio questo libro? Assolutamente sì. Ovviamente è un po' anacronistico in alcuni aspetti, perché addirittura Schiller qui ci parla di internet come qualcosa che potrebbe essere la TV, ma poi va a morire. E abbiamo visto che in realtà internet ancora non è morto, ma anzi sta crescendo sempre di più, e le aziende tecnologiche, Amazon, Google, Microsoft, sono aziende che stanno crescendo giorno dopo giorno sempre di più. Ovviamente si arriverà a un punto in cui questa crescita dovrà bloccarsi in un modo o nell'altro, o comunque dovrà quasi lateralizzare per un po'. Però al giorno d'oggi non vedo la previsione di Schiller un qualcosa di fattibile sull'internet. Bene, grazie mille di avermi seguito. A proposito, ricordo che puoi trovare il link affiliato in descrizione del libro. E se mi dimentico la cosa più importante, Mr. Marchettaman, Marchettaman, come fai a dimenticarlo? Puoi trovare il link affiliato in descrizione se ti interessa e vuoi comprarlo e vuoi condividere con me le tue impressioni lasciandoli
qui sotto rispetto a questo libro, se l'ho già letto o se non lo leggi e l'hai comprato con il mio link affiliato, che a te non costa niente ma a me dà un piccolo token, e magari lascia le tue impressioni qui sotto. Se sei nuovo sul canale ti prego di iscriverti, di cliccare la campanella delle notifiche. Se il video ti è piaciuto e questa recensione ti è piaciuta, è un po' diversa dalle altre, molto meno addentrata di quello che è il libro, ho lasciato un po' spazio a quelle che sono le mie impressioni piuttosto che andare a fare un riassunto del libro, per favore fammelo capire lasciando un pollice in su, anche perché ho notato che il 50% delle persone che lascia il pollice in su o che guarda i miei video non è iscritto al canale. No, non si fa così. Va bene, anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!